Dobbiamo chiedere alle istituzioni che i tempi con cui si dovrebbe andare a una cessione siano i più brevi possibili, proprio perché a differenza di... Non si vuole fare figli e figliastri, però ci sono aziende in cui dopo il fallimento non c'è niente, aziende in cui dopo il fallimento c'è una prospettiva. Ecco, a queste aziende gli deve essere data la possibilità di percorrere quella prospettiva, altrimenti si rischia di fare un danno. Questa è la richiesta che i rappresentanti dei lavoratori della Del Tongo, storica azienda di cucine con sede a Tegoleto, dichiarata fallita dal Tribunale Aretino, porteranno domani sul tavolo del prefetto di Arezzo Clara Vaccaro. All'incontro dovrebbero partecipare anche tre commissari liquidatori dell'azienda aretina. Il prefetto ci ha confermato l'incontro per il 21 alle 16:30, quindi noi faremo l'assemblea dei lavoratori lì sotto, poi saliremo su con una delegazione per chiedere che effettivamente ci sia una disponibilità ad accorciare i tempi ove possibile per un'eventuale predisposizione di un bando. Nel corso dell'incontro ovviamente potrebbero emergere anche le ultime novità in merito al possibile affitto o alla possibile cessione di un ramo d'azienda alla Sigel, realtà empolese specializzata nella produzione di componenti in legno. La Sigel si è infatti dimostrata interessata alla Del Tongo con un piano industriale già pronto e con un incontro già avvenuto con i curatori fallimentari. Non sappiamo ancora di preciso qual è questo progetto, sappiamo che c'è, però fino a che non c'è una manifestazione di interesse scritto, insomma, non possiamo creare troppe aspettative da questo punto di vista.